È difficile raccontare la situazione dei prigionieri, perché uno immagina che i prigionieri siano delle persone che hanno fatto attentati, hanno ammazzato, hanno fatto azioni di resistenza ammazzando qualche soldato. In realtà la maggior parte dei prigionieri sono attivisti, sono reti sociali, sono professori universitari, oppure attivisti del Fronte Popolare che hanno partecipato a manifestazioni, o persone che hanno parenti in carcere e quindi sono sospettate di aiutarli, finanziarli o comunque sostenere, creare reti di sostegno alle loro iniziative. Cioè, sono carcerazioni di tipo politico. Allora dà fastidio che ci sia una rete di sostegno alla resistenza contro la svendita, contro chi resiste anche culturalmente o socialmente, che vogliono che abbassino la testa e che accettino tutte le proposte che gli vengono fatte. Quindi c'è il ricatto economico, il ricatto della repressione per quelli che vogliono fare l'attivista politico. Quindi in carcere l'80% sono così, sono attivisti politici, sono attivisti sociali e attivisti politici. Chi è da più tempo in carcere e chi non ha accettato gli accordi di svendita e i cosiddetti accordi di pace, cioè la pacificazione delle forme di resistenza in Palestina. Non ci sono prigionieri di sicurezza, la sicurezza è legata alla sicurezza dell'occupazione, quindi chi accetta l'occupazione, anche se ha fatto attentati o comunque coinvolto in attività legate al movimento musulmano della Jihad, viene lasciato, basta che firma documenti dove accetta di essere trasferito, deportato a Gaza, o accetta di non frequentare più le proprie reti di amici, la propria rete politica, viene rilasciato. Non è quella la questione. La questione è proprio la resistenza culturale e la resistenza sociale, quello gli dà più fastidio. Sì, vabbè, ci si sente, siamo noi. Quindi, ultimamente hanno arrestato una ragazzina di 16 anni a Gerusalemme perché voleva andare a pregare all'Aqsa. Aveva i permessi e tutto quanto, è salito sulle scale, l'ha fermato i soldati e lei ha dato uno spintone così e è finita in carcere. L'hanno presa, l'hanno interrogata, si vede che ha avuto un comportamento che non è piaciuto e è finita in carcere. Adesso non ci sono accuse, è sotto interrogatorio, però c'è 16 anni ed è da 3 settimane che è in carcere. C'è Miassar Attayari, che è una compagna di Nablus, brava, 40 anni, in gamba, fa sempre manifestazioni a favore del Fronte Popolare, dei prigionieri e tutto quanto. È andata a trovare delle prigioniere che sono state scarcerate solo perché non aveva i permessi di uscire da Nablus e andare in un'altra città a trovare queste che erano state appena rilasciate. È stata presa, si è fatta 3 mesi e mezzo di carcere ed è tutto così, capito? Cioè, se ti sposti senza permesso, se vai a trovare persone scarcerate, se mostri solidarietà a gente che è stata appena liberata, se partecipi a manifestazioni progressiste o contro gli accordi di pace, o ti difendi i tuoi lì, o manifesti contro l'espropriazione delle terre nella Valle del Giordano o contro la distruzione di case, e questi sono i motivi per cui va in carcere. La situazione è il tentativo di distruggerti economicamente, no? C'è la
come si, non lo sviluppo, il desviluppo economico della Palestina. Perché sanno che se li distruggono economicamente, li distruggono anche da un punto di vista della resistenza. Quindi c'è. Altro, cioè, parlare della situazione in carcere, il carcere è brutto qua e brutto lì, quindi c'è, cioè, lì in particolare da fastidio il ruolo che ha la Croce Rossa, perché la Croce Rossa dovrebbe denunciare la situazione di processi che sono fatti in ebraico, perché quello è uno stato ebraico, quindi tu devi avere un avvocato che sappia l'ebraico, e il processo non lo capisci perché è fatto tutto in ebraico, no? Qui non c'è il diritto di difesa, non c'è, sono tante cose, c'è il fatto che comunque processano minori e che i palestinesi sono minori a 16 anni, c'è che i palestinesi vengono processati a 16 anni come persone maggiorenni, e con un discrimine rispetto agli israeliani che invece vengono processati come maggiorenni a 18. Cioè, e la Croce Rossa sta zitta, no? Cioè, si occupa solo di organizzare i pullman per andare a visitare i prigionieri, cosa che non è permessa a molti, perché se tu hai una segnalazione che hai partecipato a una manifestazione, già non ti danno il permesso di andare a visitare i prigionieri. Se un tuo parente ha manifestato in qualche manifestazione contro il muro o contro l'esproprio delle terre, anche lì si è segnalato come pericoloso e non ti danno il permesso. Danno i permessi a chi è minore di 16 anni o maggiore di 45, quindi ci vanno le nonne con i bambini piccoli quando gli danno il permesso. In genere le visite alle carceri sono rarissime, appunto ringrazio la Croce Rossa perché li fa fare le visite in carcere, però la Croce Rossa è complice, cioè si occupa di nascondere, di essere complice rispetto alla non denuncia della situazione di abusi che ci sono, che c'è in carcere, insomma. Altro non saprei cosa dire. Thank you.
The symbolism is resistance, no coincidence that you can see the RBG in it. Cable hit the bandana, ain't it beautiful? I say it in Spanish, in solidarity, the feelings is mutual. Meanwhile, high, that's M1 in Arabic. I'm pro-Palestinian, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutubi Olubala. So when I rep the Shaja, we rhyme with our middle finger up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride. Wave it in the air, let me know what side you